Migliorare il trasporto pubblico locale su gomma sia nelle zone urbane che intraurbane della Campania. A questo scopo serviranno i 150 nuovi autobus acquistati dal governo della regione che saranno dislocati in base alle necessità dei vari territori. 37 di questi veicoli, come conferma il presidente Umberto De Gregorio, andranno ad EAV. Entro 12 mesi avremo quindi 132 pullman nuovi. Tenete presente che oggi il parco dei pullman di EAV è 260. Questo significa che abbiamo un 50% in più di pullman, qualcuno dei vecchi ovviamente pensiamo a rimandarlo in pensione perché sarebbe anche ora, ma comunque l'effetto netto è molto positivo e questo ci consente di dire che abbiamo fatto un grande salto di qualità. Assumiamo a gennaio i primi 45 autisti, quindi pullman nuovi, autisti nuovi, e mi sembra due buone notizie per una svolta significativa per la gestione del ramo gomma dell'EAV. I 150 autobus sono stati parcheggiati questa mattina nel piazzale della stazione marittima di Napoli per consentire al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, di dar vita a una conferenza stampa di presentazione. Presenti anche i rappresentanti delle aziende che, grazie a questa commessa regionale, non hanno chiuso, garantendo i livelli occupazionali. Abbiamo invitato questa mattina anche i titolari delle fabbriche che costruiscono questi pullman. Ci sono aziende, l'azienda italiana Autobus, che avrebbero chiuso i battenti se non ci fosse stato questo grande investimento della regione Campania. Così come per Firema, versante Caserta, avremmo avuto grandi difficoltà senza la messa in produzione di treni da parte dell'EAV e della regione. E quindi è un motivo di soddisfazione doppia per quello che ci riguarda. Miglioriamo la qualità del servizio ai nostri concittadini, ma contemporaneamente diamo anche lavoro alle nostre fabbriche che senza questi investimenti avrebbero chiuso i battenti.